qui invece con uno stendista che offre praticamente i gelati della costiera amalfitana, ossia il gelato al limone, il limone della costiera amalfitana, come si può vedere dalle immagini. Ecco, davvero un gelato molto gustoso, un gelato che in realtà è originale. Ecco, vedete che i visitatori già stanno richiedendo la coppa di gelato, come si può vedere dalle immagini. Allora, questi gelati davvero sono strepitosi, sono gustosi, sono prodotti che in realtà devono essere gustati per chi viene a Bracigliano. Sì, prima di tutto è tutta produzione artigianale, quindi produzione di prima qualità e un gusto eccezionale, devono essere per forza assaggiati. Siamo con uno dei collaboratori dell'evento gastronomico Pasquale, che rappresenta una colonna vincente per l'organizzazione. Ecco, questo è uno stand davvero caratteristico, l'avete creato proprio per i turisti che passano qui in piazza prima di gustare i prodotti, è vero? Come ben dicevi, abbiamo pensato di realizzare questo stand per far sì che le persone che vengono a gustare i prodotti della Sagra poi possano tranquillamente portarli anche a casa loro. In questo stand possono trovare, a partire dal vino che abbiamo visto prima, un vino locale prodotto di alta qualità. Poi c'è naturalmente il pane biscottato che troviamo all'interno del mallone, così come anche nel piatto del contadino, sempre un tipico prodotto locale. E poi abbiamo, così per dire, ciliegina sulla torta, la marmellata di ciliegie. Come ben abbiamo detto in precedenza, ci sono sia le crostate di marmellata e sia anche la crepe con la marmellata di ciliegie. Siccome noi con la Sagra del Mallone ci ricadiamo nel mese di luglio, abbiamo ben pensato, siccome la ciliegia bracigianese è famosissima in tutto il mondo e la ciliegia bracigianese viene fuori nel mese di giugno, quale miglior modo se non quello di fare una confettura per mantenerne il sapore? Quindi abbiamo realizzato dei vasetti e abbiamo messo questa marmellata in modo tale che le persone la possano acquistare e portare a casa. Siamo all'estendista, insomma, alla fine qui i visitatori chiedono molte informazioni, vogliono essere informati sui prodotti tipici locali. Certo, infatti abbiamo venduto già grandi quantità di marmellata e di pane biscottato, ma anche il vino che viene prodotto qui nelle nostre terre ha molte richieste. Ecco, alla fine secondo lei che impatto ha il visitatore che viene qui a Bracigliano? Sicuramente rimane contento perché sono comunque prodotti che non si trovano in nessun'altra parte del paese, del territorio. Ecco, alla fine ritiene che lei questo stand che è presente qui al centro è fondamentale, è utile, è un incentivo in più per l'immagine dell'evento gastronomico della Sagra del Mallone? Sicuramente una vetrina superiore per dare visibilità alla Sagra del Mallone. Infatti abbiamo sperimentato quest'anno per la prima volta questa posizione strategica per tenere sotto controllo le persone che frequentano la Sagra e quindi dare molta più visibilità anche ai prodotti che noi proponiamo nella Sagra, che sono rigorosamente prodotti provenienti dal territorio. Infatti anche per il vino, che è un vino che è già rinomato, il Piedirosso, è un vino che per la prima volta è stato prodotto proprio nelle campagne di Bracigliano, e quindi invitiamo tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano a venire alla Sagra del Mallone, dove potranno gustare, oltre ai prodotti di ottima qualità, potranno essere accompagnati anche da dell'ottima musica.